quando vi dico, e ad alcuni più che mai rispondo, e dico che tocca pensarci, perché oggi ti trovavi in Sassuolo che non veniva a fare la passeggiata, ed è importante quanto domenica scorsa, perché alcuni pensano al derby, al derby conta solo, ma che conta solo il derby? Se andavi alla Champions League, la Champions League passa anche da queste partite. Tre punti domenica sono come gli stessi tre punti che dovevi via oggi. E quando ne dico non sottovalutiamo, perché questi non sono venuti a farsi la passeggiata, come ho detto, perché poi l'avevo visto in campo. Perché mo arriviamo pure a Kumbulla, che da eroe nazionale un altro po' per la partita per gol del 2-0 del giovedì contro il Sociedad, oggi ci è costata una partita, ma fammi un passo indietro. Questo era il preavviso, questo era quello che avevo detto, io non sottovalutiamo, non li sottovaluta, pensiamo oggi, perché la partita successiva è quella più importante, e quella più importante era oggi. Non pensiamo al derby, andiamo da partita in partita. Perché poi vedi che succede? Che questi piede te rifilano quattro melanzane. È vero come sono arrivate queste quattro melanzane? È vero di Kumbulla. Però partiamo per gradi. Guardate all'inizio del primo tempo, no? Al primo minuto ci abbiamo avuto un'occasione di Cristo. Un'occasione di Cristo con Wijnaldum che gli ha tirato una mozzarella fraci campetto a Consigli. Poi da lì che cosa succede? Ti cambia la partita, non siamo stati arcigni come sempre in difesa, perché abbiamo concesso le prime due palle utili, fatte bene, ci hanno castigato subito, 1-2 subito. Ma tu nel frattempo che hai preso i gol, prima e dopo le tumazze in colle che abbiamo preso, che atteggiamento ci ha avuto la Roma? Era una Roma lenta, una Roma compassata, una Roma che stava giocando senza ritmo, sotto ritmo, e non mi è piaciuta, perché i primi minuti, torto la prima occasione di Wijnaldum, ma non mi è piaciuta, troppo sotto ritmo, troppo prevedibili contro un Sassuolo che comunque sia gioca a pallone, perché le qualità per giocare a pallone ce l'hanno, hanno giovani interessanti. Ma che succede? Vai sotto da due, la rimetti in piedi col gol del Zaleski, perché la Roma per primo, per secondo accusa un attimo e riparte, si organizza e riparte, accorciamo con Zaleski e lì arriviamo a Kumbulla che da eroe nazionale del giovedì è diventato, non lo dico che cosa è diventato, un deficiente, anzi lo dico perché così mi sfogo, un deficiente, perché tu non gli vanno a dancare un carcione del genere, non gli vanno a dancare, perché poi rigore, sacrosanta espulsione, sacrosanta, e tu comprometti una partita, perché da lì finisce la partita della Roma. Al secondo tempo ci hai provato, poi entra la qualità, no? Ci sono i calciatori e poi ci sono i campioni. Ecco, quando parlo dei campioni ti parlo di Paulo Dybala, che te la rimette in piedi ancora una volta, cominciamo a sfornare, capito? Proviamo. Poi all'unica occasione che gli hai concedi, perché un qualcosa devi concedere in 10 se vuoi provare a recuperare, e mi sembra che Pinamonti, che è quello del 4-2, Pinamonti prende, chiude e finisce la partita. E da lì c'è stata più storia. Ma Kumbulla che cazzo gli dice la testa? C'è Patrizio a un centimetro che pia il pallone, ma che te dice la testa? Kumbulla! Ripeto, l'inizio del primo tempo, levata l'occasione Wijnaldum, mi è compassata, in me è piaciuta. Ma in 11 contro 11, sto Sassuolo, da giocare, la potevi recuperare e vince tranquillamente. Ma Kumbulla che cazzo gli dice la testa? Oh! Ragazzi, è finita 3-4 in 10, mettela in 11 sta Roma. Dopo i due schiaffoni, la rimetti in piedi, piano, vince sta partita, perché questa la recuperava, vince. Invece non mi fa sempre i regali, perché c'è sta gente qui, no? Invece fare pensare, se no me... Veramente, qualcosa, quando vedo queste cose, ripeto, è vero, l'atteggiamento non è stato quello giusto all'inizio del primo tempo, abbiamo avuto più a due schiaffi, però non se può fa, non può fare queste cose con Kumbulla, che se sente Van Dijk dopo un gol del giovedì, te senti Van Dijk e te permetti di fare queste cose, oh! Perché comprometti tutto, me l'hanno confermato tutti, mio padre da casa, vai su Insta, che è questo... Devo star zitto, perché sennò veramente viene l'FBI, CSI, vengono tutti, vengono. Come cazzo si fa? Come si fa? Ragazzi, come si fa?
primo tempo ma non mi è piaciuto, vabbè, sto testa di cazzo di Kumbulla, sinceramente parlando non mi è piaciuto per niente, ma proprio per niente, ma niente, niente, niente. Come cazzo si chiama Bove? Bove ha perso 4, 5, 6 palloni sanguinosi che hanno dato via le ripartenze del Sassuolo, che è una cosa imbarazzante, 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 ragazzi, imbarazzante. C'era Mari come c'ero del culo, perché se poteva rimettere in piedi la poteva andare a vincere. Se non c'è i giocatori che fanno ste cazzate, queste superficialità, la potevi andare a vincere, la potevi rimettere in piedi, andare a vincere. Perché come sei riannato sotto 3-4 in 10, pensa ad 11. Pensa, però siamo i più forti a complicarci la vita da sola, perché capito? Con sta gente qui, mannaggia il sacro grande, mannaggia. Oh. E mo che succede, asso? E mo te la pinta il culo. Perché te la pinta il culo? Perché fondamentalmente abbiamo buttato un'altra occasione per andare a pari punti con l'Inter, quindi al secondo posto ti mettevi in una posizione ancora un po' più comoda. È vero che il campionato non finisce oggi perché ce ne sono altre 12 da giocare, ma tu tanto pensa a vincere questo. Tu tanto pensa a vincere questa, purtroppo, ripeto, succedono ste cose, a Kumbulla gli parte la ciabatta che pianta un calcione, calcio da rigore e finisce la storia. Mannaggia il sacro Graal, mannaggia. Tanto ragazzi, passerà dalla partita col derby. Adesso tanto passerà dalla partita del derby con la Lazio. Ma siamo un altro step. Giovedì siamo un altro. Kumbulla intanto non deve più un campo di calcio, perché veramente dopo quello che ha fatto oggi, per me Kumbulla non deve più un campo di calcio. Adesso ma te dimentichi quello che ha fatto giovedì, sti cazzi! Oggi è un'altra partita, oggi è un'altra partita importante. Che mi sono dovuto giocare in 10, abbiamo battagliato fino all'ultimo, ma l'hai persa. 3 punti pesanti. Poi voglio più sentire, pensiamo al derby, che sei in prossimità di una partita importante, perché i 3 punti di oggi pesano come quelli che peseranno domenica. Solo che adesso quelli d'America pesano ancora di più, perché è un derby importantissimo. Ma prima del derby, adesso c'è sta il Real Sociedad. Adesso tocca a Smartista o Boccone Amaro, me lo dite tanto il culo. Non voglio commentare pure la gestione dell'arbitro Fabbri, perché non tutto si vede chiaro e nitido come lo vedete voi, magari chi è stato a casa. Non lo voglio commentare, manco come ci voglio attaccare. Io mi attacco al primo tempo, all'inizio del primo tempo, veramente dove hai giocato. Per me sei partito male, sotto ritmo, te sei rimesso in piedi e poi per l'ingenuità degli altri purtroppo paghi caro. Fatemi pensare a quello che. Fatemi sapere quello che pensavo, tanti commenti li leggo sempre tutti, mandiamo giù, smartimo pure questa e testa giovedì che è un'altra partita. No al derby, a giovedì, sempre Forza Roma.